Ciao, ben ritrovati. E Ciao purtroppo, Cody. ciao Emi, purtroppo siamo all'ultimo. Già. Abbiamo passato tre bellissime puntate, ci siamo divertite. Molto. E spero che abbiamo fatto divertire anche gli altri, ovviamente. Ma secondo me sì. Dici? Sì. Vabbè, Soprattutto con speriamo. quella dell'estampo. A me hanno scritto di più per i Petri Dish, sinceramente. A me per gli stampi. Perché sei stata bravissima, non c'è niente da Ah, fare. sì. A proposito di stampi, dopo li sformiamo, Però volevo presentare questi due prodotti che non hanno fatto in tempo ad arrivare. Allora, questo è l'olio siliconico. Allora, serve quando si usa la gomma siliconica a renderla un po' più fluida. Per ammorbidirla, diciamo, ecco, renderla più fluida, così riesce a fare tutti i suoi bei giri. Mentre questo è l'aerosil. Sai cos'è l'aerosil? È l'opposto dell'olio siliconico. No, No? no, cioè, perché in pratica addensa la resina, non c'entra niente con la gomma siliconica. Sì, però l'effetto è l'opposto, lo addensa, questo lo rende più Sì, liquido. però non puoi. Lo usi con la resina, ok? Ah, Vabbè. ok. Non so se si può usare anche con la gomma silicone, Quello sinceramente non lo non so. so. E quindi tu lo userai questo per fare i domini, ok? Quindi adesso procediamo, spostiamo questi, procediamo allo sformamento che abbiamo fatto l'ultima volta, giusto? Rullo di tamburo. Tu devi fare questo, dai. Sì. Dai, 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 che voglio vedere, sono curiosissima. Allora, cominciamo bene, togliamo lo scotch. Ah, si vedono già da dietro, Sì, hai guarda. visto? Ricordi che questo è mio, Sì. Piano piano. Dovrò andare a comprarmeli quelle cose, i Lego. Ma te ne do io. Ne ho una cassa enorme. Ma comunque uno può prendere qualsiasi cosa comunque, anche se non hai Lego. Sì, puoi prendere anche tranquillamente una striscia anche di plastica, Una di scatolina. PVC, una scatolina, tipo avete presente il coperchio del Nesquik? Sì? Ecco, anche questo può essere una base. Giusto. Però così vengono fuori i bei cose quadrate, gli angoli giusti. C'è solo tanto da rifilare un attimo. Sì, vabbè, con la forbicina Esatto. fai. Vediamo, Allora. vediamo. Girelo di là. Ok. Bello. È bello lucido, Sì. Sì, è. perfetto. Guarda come lucido. E È sono uscito uscite perfetto. perfetto, non c'è una sbavatura, Niente. è veramente stupendo, lucidissimo. Ottimo, Brava, ottimo. brava, Bravissimo. E brava, adesso la mia striscia che abbiamo fatto l'ultima volta. brava. Con la RP600. Con l'RP600. Allora, vediamo. Ta, 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 ta. E guarda, è talmente perfetta che esce da sola. Allora, questo è il dietro. Che poi magari volendo si può usare anche come davanti. Esatto. E questo è il davanti. Bellissima! Guarda che meraviglia. Tu immagina tante di queste strisce a forma Di quadro. di qua. Sì, farò tante strisce, penso di usarne una ventina e Bello. farò un quadro di 50x60. Bel progettino. Bel progettino. Va Mi bene, allora piace. abbiamo sformato, quindi adesso mettiamo via queste e prepariamo. Cosa prepariamo? Facciamo Prepariamo vedere. Allora, la puntata di oggi sarebbe quella di rifinitura di tutte le lucidatura. cose che abbiamo creato oggi. Quindi useremo i trapani, useremo l'aerosil per sigillare, perché le creazioni andrebbero sempre sigillate.
soprattutto quelle fatte con il petri dish. Esatto. E io luciderò, grazie ai consigli di Alessio Paternico, e vediamo se ho imparato. Vediamo? Vediamo, ti vediamo. Quindi, fra 2 minuti, tempo di preparare qua le nostre cosine, ci rivediamo. Pausa. Qua. Allora, Amy, cosa facciamo adesso? Adesso procediamo con bucare, sì, levigatura, rifinitura e vi farò vedere i vari attrezzi anche. E la sigillatura. E anche la sigillatura dopo. Quindi tutto useremo così ancora la resina. Sì, insieme all'aerosil. Ok, parti, fammi vedere allora cosa fai. Partiamo, leghiamo la criniera perché se no me la ritrovo impegnata dentro al trapano e anche no. Allora, presentiamo tutti i tipi di trapano. Ok. Questo è un avvitatore, avvitatore svitatore, tranquillamente, e serve per fare i buchi.
Questo è, un è un trapanino, ma è, sinceramente è la sottomarca del Dremel per levigare, per rifinire. Carteggiamo in poche parole, abbastanza. Okay. Poi c'è questo qui, non so se vedrete, sì. Ci ho già inserito la punta, che è il trapanino a mano. Avviti, avviti e si buca. E si fa il buco, basta scomodo, girare. Però sì. È meglio quello elettrico. Direi. Però li abbiamo presentati tutti. Esatto. Ok. Adesso quindi io direi cominciamo con bucare? Bucare, va bene. Buchiamo. Allora, proviamo con quello a mano. Con quello a mano. Mi metto qui. È duro? Oh, no, è già entrato, guarda. Sì. È uno. Perfetto. Quindi poi ci metteremo il gancino. E da lì. E questo è pronto. Poi faccio vedere qualche letterina con questo. Cerchiamo un... Ok. Uno. Devi sempre andare avanti e indietro. Mm? Devi sempre fare così. Sì, perché okay, c'è l'avvitatore e poi il svitatore. E non riesci a toglierlo senza andare indietro? No. No, perché poi dopo gli togli il filetto. Okay. Brava, è vero, hai ragione. Gli togli il filetto e poi dopo quando parti per mettere l'occhiello per poter poi... Mi raccomando anche il Napoli, Facciamolo subito il Napoli. Facciamo subito il Napoli. Allora, il Napoli cerchiamo di... Qui. Ma sì, vai anche storto. Tanto va in serie B. Ah, eh? Ecco. Ok. Napoli è fatto. Napoli è fatto. Perfetto. Allora, andiamo. Aspetta che non sei inquadrata. Ok. Prova andiamo. Adesso. Ok. Ecco. Più... Le vuoi fare tutte o... Ma... No. Ma no. Ormai vi ho fatto vedere come sono. Esatto. Procediamo con la levigatura. E poi andremo di aerosil. La levigatura sui bordi. Semplicissimo da fare. Liscio, perfetto. E quindi adesso? Ed è pronto. Sigillatura o vuoi fare anche questi? Ma no, tanto adesso faccio la sigillatura e quindi... Quindi sigillo anche questo. Sì, così faccio vedere il nuovo compongo. Esatto. Allora, abbiamo anche un pongo che... io lo chiamo pongo, che poi è effettivamente... Polimeri clay, bravissima! Qualcosa del genere, insomma, è una pasta da modellare per bambini. È davvero, è un pongo, è bellissimo, è morbido, non ti stressa, è favoloso, fantastico. E niente. Metti questi. Mettiamoli, dai, subito. Così almeno ti stanno fermi quando metti sulla... le posizioni. Up. Uno, questo lo spostiamo. E quindi c'è da fare resina. Questo bello ciccioso così.
E poi fermiamo anche il cuore. Che deve restare in piano. Esatto. Quindi lo modelliamo come lo vogliamo. Perfetto. Direi che ci siamo. Sta fermo lui. Sì, sta fermo, sta fermo. Tanto non si muove, yeah. Quindi adesso facciamo la retina. Ok. Prepari tu, preparo io. Prepari tu. Preparo io. Prepari tu. Facciamo uno. 10, 15. Ecco qua, con la RP700, 10. Aspetta, dimenticato i guanti. I guanti? Sì. La facciamo colorata? Sì, perché usando l'Ariosil, siccome è bianchiccio, vedete, bianco, ti diventerebbe... Biancastra. Lattiginoso, cioè quel colore lì del latte. Ok. Quindi lo coloriamo un po' con i... con i vari colori, quindi in questo caso viola e verde. Ok. Questo componente A mettiamo un 10. E dato che un rapporto 100 a 50, mettiamo 5 dB. Perfetto. Allora, Cody, tu l'hai già provato questo aerosil? Sì, effettivamente è una cannonata. Sì? Sì, perché... Dai, dimmi le tue impressioni, perché io è la prima volta che lo uso. Allora, adesso, se non sbaglio, l'ho messo dentro, ma non lo trovo più. Questo? Vabbè, questo l'ho fatto, sì. Questo l'ho fatto con l'Aerosil. Bello! Colorato, sì, sì. È perfetto. E puoi addensarlo fino a, al, come mi ha detto Francesco, al limite proprio dello stucco. Ok. Quindi può essere molto, molto denso. Però in questo caso io direi... Vedi tu dopo. Mieloso. No, anche un po' di più. Più. Tipo una 600 che sta catalizzando al momento. Sì. Quando tu lo metti, puoi anche spatolarlo, puoi fare come vuoi. In questo caso è abbastanza metterne un po', perché vedo che i bordi qua, ormai questi qua sono levigati. Sì. Questo no, ha proprio bisogno di essere riempita. Ok. Anche questo. Quindi una volta mescolato comincia a mettere 2 o 3 cucchiaini pieni di questi. Adesso vediamo quanto è un 15. E non è tantissimo. No, però va bene. È un 15. Sì, va bene. Anche se avanza uno qua agli istanti. Catalizzerà qua dentro. Catalizzerà il bicchierino. Sì. Diventerà bello trasparente. Ma sì, dai. Ancora qualche bollicina, però essendo da sigillare, per me può andare bene. Ma più che altro ci mettiamo l'aerosil, sì, quindi esatto. però dobbiamo comunque dire che allora la resina deve essere comunque mescolata bene, né più né meno, anche con l'aerosil, perché comunque se non puoi non andrebbe a catalizzarsi. Ok. Ok. Io ho messo dentro 3 cucchiaini, ma che roba. Allora, cominciamo con uno. Sì, no, anche di più. Per me anche di più. Intanto, ma io non lo conosco. Tu non l'hai mai usato? No. Mescola, ma guarda mescola, te! Mescola. Ma guarda! Si forma come una specie di schiumetto, no? Ma sai a cosa mi fa pensare? Quando fai i saponi, oppure il... ce ne va ancora. Oddio, sì. Ce ne va ancora. Vai. Il come? Ti sei persa? Mi sfugge, ce l'ho sulla punta della lingua. Allora, va bene, sorvoliamo. E vabbè, una cosa bianca polverosa che si fa, per esempio, le forme delle mani, il gesso. Il gesso, tanto gesso, va bene, vai, ho capito. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? Come dici? Ancora un mezzo cucchiaino, secondo me.
Non troppo però, In mezzo, perché sennò diventa troppo dura. No, più che altro, dopo il colore non sì, lo metto adesso più. Lo devi mettere qua, ci mettiamo esatto. Il colore. Dai, ti metto dentro io un po' il colore sì. Di questo. Verde. Verde per la luna. Cominciamo con poco. E viola per... Forse magari ti aiuto da. Ci metto dentro un po' di questo io. Sì, grazie. Com'è? Bello. Io lo trovo fantastico. È bello perché, allora, come lo metti sta. Sì. Esatto. È molto diverso dalla resina perché poi proprio... Tu cioè parli io, del doming? Sì. Io quando faccio il doming devo stare molto attenta. Ecco, spiega cos'è il doming il a doming, chi non lo sa. Allora, il doming è quando, per esempio, io tiro una creazione da uno stampo e mi si forma... Il cratere, diciamolo così, un piccolo spessore dove io vado a riempire e lì sarebbe più un riempimento che un doming. Il doming effettivamente è quando tu prendi la tua creazione e gli vuoi fare una bombatura, tipo così per esempio, così. Vabbè, viene dallo stampo, ma magari se è dritta, poi gli voglio fare un'altra bombatura, gliela faccio qua, con il doming, okay. Con la resina. Forse qua ci metto un po' più di resina, che dici che c'è da fare anche gli altri cuori? Sì. In quello viola sì. Sì. Ma io direi che questa è... Vuoi ancora un po'? Un pochino sì, grazie. Bella! Fatta. Basta? Sì, sì. Vuoi mettere su ancora un po' di verde? No, o... ci faccio un giochino di colore. Okay. Sì, che... meglio. Puoi farlo anche col trasparente, che dici sopra? Io avevo fatto anche col trasparente, ma l'ho lasciato a casa, mannaggia. No, va bene così. Ah, forse... Guarda. Ecco, vedi? Col trasparente dà un po' un effetto un ah, po'... Ah, sì! Vabbè. Va bene, è andato. Ok, okay, questa è perfetta, guarda. Questa direi che è l'abbiamo perfetta. Proprio fatta da Dio. Adesso, col viola andremo a fare i cuoricini, che sono bellissimi. Esatto. Volendo, non li ho qua, mannaggia. Si poteva mettere direttamente l'orecchino, come si chiama, quel da lobo? Ah sì, vabbè, ecco, però, il gancio. No, mi sembrano un po' troppo grandi per fare un orecchino a lobo, che dici? No, ci sto. Ah, il chiodo dici? Sì. No, il chiodo no. È troppo grande, vero? Il chiodo no, Il chiodo è troppo grande, va a penzoloni questo, con le... Magari fai questo prima, adesso questo lo qua faccio. È già bello piatto, perché non sì, so se... Sì, secondo me sì. Ti avanza la resina? Adesso te lo dico. Se no al massimo mettiamo anche un po' di verde, non c'è problema. Se manca no, no qui ce n'è ancora ce di n'è, ce la qui ce n'è ancora un po' di magari metti un po' questo prima, guarda è fatta. Ok, qua abbiamo riempito, vedete che se io riempio lo metto in mezzo e lui sta, ho solo che di andare a spingere un attimo verso i lati, sì, e poi essendo bello denso non va, sì, non va sotto e si ferma, più che altro fa una specie di doming. Visto? Perfetto. Ora finiamo qui, ma è bellissimo. Visto che adoro, è incredibile quella resina qua. Io che non amo aspettare che diventi densa la resina. Guarda, aspetta che c'è una botta di gioia questa per noi.
Per noi resinatrici, sì. Beh, io sono, sarò sincera, io ho dovuto assolutamente imparare ad aspettare. Eh sì. Perché se no... A meno che fai con la UV. No, fai con non la... riesco con la UV, non mi piace. Non abbiamo mai parlato della UV. No, non abbiamo mai parlato della UV. In pratica la UV è una resina, si può dire, istantanea. Sì. Non è bicomponente, è monocomponente e viene polimerizzata con una lampada UV, classica per le unghie, ecco. Sì. Ah, abbiamo fatto tutto. Sì, okay. Sì. E quindi quella è una cosa veloce, però a parte che è molto costosa. Cioè, costa rispetto molto, sì. A una epossilica. Sì, costa molto di più. Costa molto di più. E io sinceramente preferisco questa, da più effetti. Con la UV non puoi giocare. È difficile poi trovare dei colori che vadano bene per la resina UV. Quindi il doming è finito. Doming fatto, finito, perfetto. Pausa caffè? Pausa caffè. Pausa caffè.
Eccoci qua. Eh sì, siamo arrivati a metà. A metà della nostra puntata. E guarda, guarda, guarda chi c'è. Guarda chi c'è. È venuto a trovarci Sassà Massarelli. Ma buongiorno. Buongiorno. Venga. Vieni, adesso vieni. Venga, non puoi, venga. Non puoi stare lì. Arriva, arriva, arriva. Ma che bello, abbiamo proprio Sassà con noi. Almeno all'ultima puntata, finalmente. Buongiorno. In mezzo alle donne, no, spassi da dietro, ormai non si parla mai della telecamera. Assolutamente, in mezzo alle donne. Sei una donna. Sei una donna, sei in mezzo alle donne. Sono stata abbronzata. Col fuoco che ho preso, sono stato un po' vicino al fuoco, cioè, però almeno mi ho messo il microfono in mano. Al volo proprio ti hanno fatto. Proprio al volo, voi siete carogne, no? Sì. No, volevamo ringraziarti. Sono rosso. Per averci ospitato. C'è caldo. È un caldo particolare. un caldo. Beh, io sono contento anche perché questa è la mia prima apparizione che faccio, dopo, lo posso dire, dopo aver avuto il famoso fuoco di Sant'Antonio. Che cioè proprio quando che deve arrivare il fuoco di Sant'Antonio, quando arrivava il caldo torrido e me lo sono beccato in piedi. Però l'importante sono già in via di guarigione, sì, infatti basta quella lunghezza della barba per capire il mio fuoco di Sant'Antonio da quanto. Sto bene, mi sono guardato le puntate vostre anche, tra l'altro, quella della puntata. Sono piaciute? Sì, moltissimo, ma veramente molto molto particolarmente la prima. La prima? Sì, perché c'ero io. C'era lui, non c'era arrivata ancora. Ma la prima eravamo molti. No, vabbè, no, stavo scherzando, volevo un po'. La prima. Volevo un po' rompere, volevo un po' rompere, che posso rompere? Ah no, il ghiaccio. No, queste robe qua non ci servono per dopo, grazie. Bellissime. Se ce lo rompi, dopo non possiamo finire la puntata. No, ho visto che, tra l'altro, io ho fatto anche il sondaggio, perché tra l'altro fa parte della deformazione, devo anche capire un po'. Per i nostri ascoltatori, quello che piace, quello che non piace, quello da sopprimere, quelli da eliminare, la mia tosse, scusate. Il programma piace e quindi sicuramente ci rivedremo a settembre. Bella notizia, eh? Ci rivedremo a settembre quando riapriremo gli interni, nel senso che la televisione non si ferma mai, però avremo poi da fare dei lavori all'interno, come si fa sempre, di manutenzione, ma poi noi saremo con gli esterni a fare dei lavori esterni, cioè riprenderemo spettacoli, perché finalmente si riprende. Che bello, finalmente veramente. Si riprende. E godi, andremo a cantare Cavallo Pazzo. Chissà che tu non sai la storia. No. Tu non sai la storia di Cavallo Quella Pazzo. Quella non la so. Mi ha accennato l'altra volta, prima della prima puntata. Sì, mi ha cantato Cavallo Pazzo, rotti i microfoni, spaccati i vetri. No, no, stavo scherzando. Quindi noi riprenderemo anche noi la normalità degli esterni. E poi a settembre riprenderemo con la Resina e con altri programmi, altre novità che ci sono in giro. Io però mi perdo a guardare le cose che mi piacciono tantissimo. Vuoi perderti davvero del tutto? No, in che senso? Fammi capire, bisogna stare attenti a quello che... No, se ti vuoi perdere veramente del tutto... No, non faccio tutto. Lavori manuali, niente. Lo sorprendiamo. Perché mi sorprendo? Facciamo, un, dai. Due, tre, spariamo sotto, via. Vai. Tieni. È un ringraziamento che facciamo a te. Oddio, ragazzi, mi commuovi, non mi posso commuovere perché sennò mi scaldo ancora. Non io mi scaldare, un altro ma secondo me ti commuoverai lo stesso. Sì. Mi dispiace. Mi dispiace. Sto regalo, no? La colpa è mia, eh? Posso, però i regali quando si danno, si ricevono, scusatemi, si aprono. Subito. Fa parte del bon ton. Io ci ho smesso. Cioè, scusate, ma... biglietto. Sì, questo è il mio biglietto, ma l'ha fatto lei, ovviamente. Sì. Bella. Carino, dai, alla veloce. Dopo me lo porto. Cosa sarà mai? Posso fare come quelli sì, che sì, fanno volare, via, così. Porto, però non fallo volare? No. Ma Dio, che bello, io pregherei Rudy se mi fa questo lavoro extra di venire ad inquadrarmelo in primo piano, perché merita tantissimo, anche perché lo vedranno anche i componenti di questa, sì. Di questa fotografia qui, perché chiaramente questa, diciamo che è l'ultima formazione dei WIP, i famosi WIP, questa fotografia e risale esattamente all'ultimo nostro incontro musicale, perché noi avevamo festeggiato i 40 anni, dopo. Ti ricordi, vero? Sì. I 40 anni mi di musica. Mi ricordo che ti ho fatto questa grafica. Grazie, l'hai fatta tu la grafica.
i 40 anni del gruppo, dall'ultima volta che avevamo suonato assieme. Dopo 40 anni ci siamo ritrovati e praticamente qui eravamo al Fandango, in un momento di pausa del concerto eravamo lì e ci hanno fatto la fotografia. Infatti in ordine, poi li vedrete la fotografia, c'è Pachi in questo momento a Rimini a sguazzare con i piedini nell'acqua. E ci ha liberato di non vederlo qua. E non c'è, ci ha liberato che è a Napoli, Ciro D'Elia che è a Bolzano e poi ci sono io in fondo che faccio così a tutti. Eccoli qua, sono loro. Grazie ragazze. Di niente. E io ti ho fatto questo. Però ti bacio, te l'ho già in anticipo. Questa so che ti servivano, ti ho preparato questo. Oh madonna mia, ecco, facciamo vedere ai nostri amici che... Sai cosa avevo preparato? Ho comprato una bacchetta, bacchetta d'orchestra, no, per direttore sì. D'orchestra, volevamo fartela in resina. Bella. Purtroppo. Ecco, vi faccio vedere questo qua che mano firma che c'ho proprio da musicista. C'è proprio perfetta. Le ho fatte un po' velocemente, Però sono ecco, belli. Questi sono bellissimi, sono i portachiavi per i quali io ho rotto l'anima a Cody di giorno, di notte, alle due di notte, perché volevo fare i portachiavi per gli amici, per tutti quelli, perché dovevamo fare, posso staccare, volevamo fare questi portachiavi per darla alla festa dell'inaugurazione, ti ricordi, no? Che dovevamo fare questa festa, questo galà, che poi l'abbiamo fatto, eccetera. A questo galà devo aggiungere una cosa, la Cody mi ha realizzato, sempre lavorando notte e giorno, pomeriggio e sera, telefonato, oh dica, cavolo, cavolini. Non è così, mi stava scappando lui, così la telecamera, cioè abbiamo fatto, anzi ha fatto, una di questi qui, diciamo tipo questo, però in questo formato qui, grande così. Ecco, vedete. XXL, ma parecchio XXL, ecco, mettiamo questo un po'. Diciamo 25XL. Oh, sì, 25XXL. E praticamente abbiamo fatto queste targhe. Ovviamente sai, quando arriva un personaggio e si regala la targa, sì. Ricordo, si va a fare in questi i negozi che fanno le targhe, tutte particolari. Noi penso che siamo stati forse gli unici a fare qualcosa molto diverso dagli altri. In ognuno di questi, diciamo, televisori c'era la fotografia dell'artista in un momento. Ma che bello. Con dentro il login della televisione di Brixia Channel e poi scritto appunto con gratitudine, esatto, il nome dell'artista. Ne nomino solo due di questi artisti per dire l'importanza. Uno è il grande Alberto Radius, che è stato qui, che sembrava la cieca di Sorrento, perché si era appena operato la vista e non vedeva, sembrava, l'hanno portato qui, l'abbiamo seduto lì con la chitarra, con gli occhiali neri, che guardava, sembrava così Feliciano quando ha fatto il festival che cantava. Un altro invece, un altro personaggio sempre mitico, che è la storia nella musica italiana insieme a Radius, basta dire Senza Luce, Il Primo Giorno di Primavera, L'Isola di White, Dick, i miei primi amori, Pietruccio, che comunque quasi sempre qui, che quando gli abbiamo dato la targa, Pietruccio non la voleva mollare, no, io la volevo prendere, è mia questa, ho capito che era tua figlia, l'ho data io, lì aveva paura che qualcuno gliela rovinasse di ragazzi. E poi giustamente alla nostra Lady, che si è fatto un cuore così a presentare tutto uno spettacolo che è durato 3 ore circa per il galà di Natale. Ah, ed è stata la nostra Amy Baron Kelly, che non se l'aspettava, perché lei non se l'aspettava, si è commossa tantissimo quando l'ha avuta, l'ha messo a casa sua nella sala, l'ha messo lì che troneggia, l'ho visto che mi ha mandato la foto. Quindi io penso che è una soddisfazione per noi, per me particolarmente, anche per Cody. Noi abbiamo detto a tutti che è stata fatta da lei. Sono state settimane incredibili. Settimane, perché sembra, forse... un impegno così non me l'ero mai più. Ora, io penso che si renderanno conto che ha visto il programma, no? Sì. Il tempo che occorre tra il fondere, tra mettere nello stampo... specialmente quelle lì così grandi, devi farle in più colate. Perché più di 2 centimetri non puoi farle. Quindi tu calcola che era una cosa così.
e il colore, poi stabilire, cerchiamo di riuscire a fare quel colore lì, no, mettimelo di più, e noi facciamo poi così. Erano aerografate, e non solo, sui musicisti, noi abbiamo messo anche la chiave di violino, cioè una chiave di violino anche nell'angolo, proprio, e con la base sotto, in modo che si appoggiava, e questa rimarrà comunque l'idea di premiazione di quando faremo qualche manifestazione, sicuramente preparati, che non siamo lontani, anche perché abbiamo... Ma che è brava, E ti darà una mano, anche perché colgo l'occasione del vostro programma per dire che abbiamo annunciato già che ci sarà un grosso evento, ovviamente hai fatto tu la grafica della locandina, e non è che lo sveliamo del tutto, però possiamo cominciare a dare qualche indizio. Qualche spoiler, bravo, mo si dice spoiler, stiamo vedendo il posto al sole, così vediamo lo spoiler del posto al sole dell'isola di... Ecco, io per anni ho organizzato insieme agli altri, perché io dico che da solo non si fa mai niente, quindi mi viene sempre l'aiuto di tutti, anche della CODI e tutto il resto, un festival che è nato nazionale quando allora non esisteva ancora internet, ti ricordi CODI? Sì. Si andava su Sky, io sono riuscito ad avere il canale Sky per fare questo programma che era nazionale e si chiamava L'Italia che canta, ancora oggi la gente se lo ricorda. Quante abbiamo fatto quasi 10 anni di puntata, 10 anni quasi. No, non solo 10 anni perché facevamo le puntate durante l'anno, però erano una valanga di puntate che ho perso il conto, ma sicuramente... Mi ricordo c'erano le votazioni, io che dovevo fare... Minimo sono stati 6 anni, questo sì, sicuramente, minimo 6 anni, con le votazioni tu in diretta che facevi, ci collegavamo anche con le varie città dove eravamo collegati per i voti. Quindi è stata una bella esperienza anche. Abbiamo avuto una giuria validissima. Ecco, io ci tengo a dire, a me piace fare le cose pulite, non è che voglio fare il figo, però cioè, non mi entra niente in tasca se vince uno o vince l'altro. Lo scopo di questo festival era lanciare delle voci nuove e tra queste voci nuove trovare quella che poteva interessare per un futuro lancio. Qualcuno è arrivato, qualcuno l'abbiamo mandato via, qualcuno se n'è andato, ma ci siamo riusciti. Poi abbiamo avuto anche degli ospiti importanti. Uno su tutti ha fatto 6 Sanremo, Umberto Napolitano, che ormai era diventato, mi chiama tutte le donne. Cosa cantava lui? Aspetta, la cantavo anch'io con lui. No, l'altra. Come ti chiami? Il mio nome è Paola. Questa era la sua canzone. Avevo fatto un duetto con un ragazzo che avevo conosciuto io. Ho fatto un tour con Umberto, infatti da allora siamo rimasti, diciamo, inseparabili, nel senso. Lui una volta ha detto, io con lui non staccavo, la gente può capire una cosa per un'altra, no? E ho fatto un tour che è durato un anno e rotti in giro a suonare, noi abbiamo portato tutti i suoi capolavori e siamo rimasti proprio amici di famiglia, i miei figli sono cresciuti, ora siamo nonni tutti e due e fra poco diventeranno nonni anche i nostri figli, per dire da quanto tempo che ci conosciamo. Comunque niente, ho fatto un riassunto, vi ho rubato uno spazio per pubblicizzare un attimo. Adesso facciamo la nostra televisione. Emozionare anche CODI. Che dici? Emozioniamo anche CODI, dai. Anch'io? Sì. Eh sì, perché sennò che cavolo. Che cosa è se no? Ed ecco, dove faccio? Non vedi che mi spostano qui. No. CODI, apri. CODI Art. Col cuoricino. Io sono curiosa. Ti piace? Moltissimo, però io dopo vi chiedo una cortesia di farmi un qualcosa. No, è un sottobicchiere, è un sottobicchiere. Ci schiaffo la tazza in faccia a questi qua. Sì. Ma dai, anche il bicchiere. Che bello! E resiste al calore, tra l'altro, questo. Oh, Madonna. Guarda che meraviglia. Troppo bello. Questo l'hai disegnato tu o la stampa? No. Disegnato tu? Sullo stampo, sì. Sullo stampo, addirittura. Ecco il nostro solerte Rudy che fa i chilometri, mi piace anche Rudy. Ma io mo voglio vedere, se non fossi venuto qua me lo portavate a casa? No. Ah, va bene. Ce lo portavamo a settembre. Spontaneo, perché fermati con le mani, eccolo lì. Guarda che meraviglia, bravissima Emi, sei stata bravissima. Impara che stai quando pensi di girare da una parte, no? Fai il contrario. Sì, devo abituarmi. E questa devi fare sempre così. Grazie tante.
c'entro io. Io non ho preparato niente per te perché sono stata incasinata con la barchetta. Ma va bene così. È andata, fatto la barca a mare. Sai cosa ti dico? Mi prenderò i cuoricini e il cuore grande. No, ti porti a casa tutto quello che c'è. Oh, miseria. Ammazza, no, mi dai tanto vuoi. Lavoro da tutto fare. Tutto quello che c'è da qua a qua. Esatto, hai capito? Ma questo ora me lo posso portare via ora? Devo... certo. Mi rifai con la carta il pacchettino? Per i... sì, allora, questo. Ok. Vuoi anche questi? Facciamolo fare alla... Qual è che preferisci? Questi. Con i brillantini così o con i brillantini così? Non sai che mi piace questo maculato? Anche a me. Perché non l'avevamo ancora fatto quel modello, no, di maculato. Sono dei brillantini nuovi che ho preso. Beh, io però devo dirlo. No, non posso dirlo. Questi sono bellissimi, veramente. Questo mi è uscito trasparente. Ce l'ho nella borsa. Io sai che ho le chiavi mie, sono qui vicine. Però in compenso tu sei affezionato a quello nero, lo so. Sì, sì, poi in compenso per le chiavi dello studio. Mi piacciono, sono anche portagliare con me. Sono i miei primi tentativi. Sono sempre quelli migliori, i più belli. Questo lo mettiamo vicino a questo qui. Eccolo qua. Che porto via tutto. Intanto stanno facendo, se sentite i rumori non siamo noi, ma perché è un periodo di rifacimento, ci stanno rifacendo la palazzina dello studio. E noi siamo super contenti, così okay. Abbiamo... E questi sono i tuoi. Ragazze, io vi saluto. Ciao, cara. Ciao, grazie. Grazie per la tua ospitalità. Grazie. E ci rivedremo per il sito. Ci rivedremo per sempre, ma soprattutto appuntamento alle nostre telespettatrici, soprattutto, che sono più le femmine che ci guardano in questo momento, e agli uomini per il programma sulla resina, che è un programma, ragazza, alla scoperta della resina. Incantata. Incantata. Molto incantata. Incantata immagino. Perché uno si incanta. Sì. Bene. E quando te lo finiamo te lo portiamo dopo. Perfetto. Ma tanto è Napoli. Chiedo bene alla regia, posso andarmi? Posso andarmi nella chetichella oppure devi mettere uno stacchetto, regia? Stacchetto? Posso andarmene, me ne vado. La cosa più bella, come sono entrata così me ne esco. Ciao! Non vuole. Ok. Ciao! Ciao! Grazie ancora e ci rivedremo. Allora. Parto io. Sì, allora, adesso tocca a me. Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? Dopo tutta questa bella emozione. Tutto. Ok, noi... Sono contenta perché non vedevo l'ora di vedere la sua faccia. Dopo aver fatto il doming, sigillato tutto, è l'ora della lucidatura. Allora, come si fa a lucidare? Ci sono due modi. Carta di vetro oppure... levigatina veloce e un'altra colata di resina sopra. Ma quella è troppo facile, a noi le cose facili non piacciono. No. Quindi vi farò vedere, parto con le varie carte. Si parte dalla carta grossa, che penso che sia 80. 80 questo, sì. Allora, sì. Anche una 100. Ok. Quindi cominciamo anche per il Rudy se inquadri, oppure inquadri qua. Ok, ecco. Allora questo lo spostiamo. Ok, facendo, questo è stato fatto in petri dish, vedete queste macchie? Molte volte levigando si possono non togliere ma alleviare, quindi levighiamo con tanto amore, con un po' di olio di gomito, quindi ecco, cercando di andare in modo circolare anche. E perché in modo circolare? E perché così, per i graffi, così viene più omogenea, dici? Sì, mi hanno spiegato così, Alessio mi ha detto così. E allora è così. Ok. Quindi, questa qui fai una sgrossatura e poi via via partiamo con le altre misure. Quindi, passiamo questa alla l'abbiamo 120. Fatta, arriviamo con la 120. Io l'ho già messa in sequenza. Brava. Ok. E andiamo con la 120. Bisogna fare almeno una decina di carte, per arrivare a una lucidatura perfetta. Quindi dalla 80-120 fino ad arrivare alla 5000. Ah però,
Eh sì. E man mano che passi le carte, comincia a sentire tra le mani. Io dovevo mettere i guanti, vabbè. Senti proprio, se avevi i guanti non lo sentivo. Senti proprio la, come si dice? La polvere. Sì, a parte la polvere, ma proprio che viene via, vedi le macchie sono già venute sì, via un po'? Viene ecco, via proprio la resina. Esatto, quindi il colore che c'è sotto alla resina piano piano si alleggerisce. Adesso io non voglio star qua a togliere tutto perché sennò è un casino dopo. Eh sì. Però, dai, abbiamo fatto una bella levigata. Adesso andiamo alla 150. Che forse magari è ancora uguale, eh? No, okay, questa è la 120. 120, ok. 150, man mano si sale. Quindi, diventerà sempre più liscio. Sì. Arriviamo fino all'800.000 qua. E poi iniziamo con le carte ad acqua. Ok. Quindi ci vorrà un po' la sua... E purtroppo ci vuole un po' di tempo, eh. Io adoro levigare. Mi ricordo le prime volte mi alzavo la mattina presto, mi mettevo lì alla luce dell'alba, si può dire, e mi piaceva. Le tenevi proprio a... Sì. Io adoravo. Adesso è un po' che non levigo più perché mi escono tutti lucidi. Ok, questo è a posto. Passiamo alla... 180 o 200? 180. Per l'occasione ho preso tutte le carte nuove. Ok. Arrivare alla 5.000 ce ne vuole, eh? Eh sì. No, diciamo che non sono proprio tutte in fila. Però l'importante è arrivare almeno dalla 120 alla 400. 100 tutte sequenziali. Ma proprio sequenziali, no, magari come abbiamo fatto, 120, 180, 200, 240. E poi allora quando si arriva alla 400, 500, 600, 800 e poi con la lucido, quelle bagnate, vedrai la differenza. Beh, tu non l'hai mai fatto. Sì. Ah, mi sembrava a me che non avevi mai fatto. No, lucidato. Vuoi farlo te? No. No. Ok, siamo alla 2.40. E dai, che siamo e già alla piano, 2.40. Piano. Quindi io farò soltanto un pezzo, giusto per far vedere come si fa. Anche perché veramente è lunga. È lungorante. È lunga e ci vuole veramente, anche perché non sempre i pezzi poi escono perfetti al primo colpo, perché? Perché esatto, magari c'è qualche graffio e quindi dobbiamo andare a ritroso, quindi man mano che scendiamo esatto, di grane. Bravissima, quindi se salti qualche carta, qualche giro, ti escono quei graffi e quindi l'unico modo è ritornare indietro. Esatto. Allora, 2.40 a posto. 300. Non lo so cosa ho preso. Aspetta, eh? 400. Siamo 400. Già alla 400. Sì, perché non ho la 300, quindi siamo alla 400. Che diciamo che è un buon... Una via di mezzo sul... Senti già la liscio? Beh, bello. Allora, andiamo con la 400, poi cosa c'è lì? A 500. Ma mi sembra di aver messo la 1000, addirittura. Provo a controllare, cos'è? La 600. A 600. Ah, ecco. Che la 600 va bagnata. No. Solo quelle nere sono bagnate. Queste non vanno mai bagnate, lo sai? Ah, non lo so. Queste sono a secco. Ok, perfetto. Io ho la 800 bagno. Ma con quella nera o con questa rossa? Nera. Ah! Sono nere le mie. No. Nera e grigia. Questa però sono quadrate. Cioè, sì, sono fogli quadrati. Poi dipende dalla ferramenta sì, che... Qui sono alla 600. Poi per le misure grandi, diciamo dalla 5.000 in su,
devi comprarli in internet, perché le ferramenta al massimo trovi fino alla 3.000, almeno nella mia ferramenta. No, la mia solo, solo fino alla 1.000. Addirittura. Mm. Nella mia ho trovato solo fino a 3.000. E quindi sono andata su Amazon, il classico Amazon, e ho preso tutte fino alla 7.000. Beh, a 7.000 devo dire che l'ho usata pochissime volte. Perché non ne avevi bisogno? Sì, perché era talmente bella, lucida che... Ok, siamo qua. Arriviamo alla 1.000. Allora... Io avrei lì la 1.200 e poi passerei all'acqua. Sì? È sempre più liscia, sempre più liscia. Però le macchie sono rimaste ancora, sono molto meno, si vede che erano meno evidenti, però sì, sono rimaste. Sì, 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 sì. Sì, beh, infatti tu lo stai carteggiando, ma non per togliere completamente le macchie di bianco che si sono formate con il pinnata, ma solo esclusivamente per attenuarli. Sì, esatto, anche perché non riesci, quando le macchie pinnata sono arrivate fino in fondo, vuol dire che hanno fatto tutto il percorso. Esatto, quindi è difficile togliere, devi proprio togliere anche la resina per togliere le macchie. Ti vabbè, fai prima a rifarlo. Allora, sì, infatti. No, ma così, no, diciamo che mo siamo arrivati, eh? Adesso arriviamo con la, quelle bagnate. Sì. Quindi adesso a questo punto prendo questa, così l'acqua va su, e puliamo un momentino. Togliamo la polvere, bagniamo. Guarda che è già bagnata. Sì, eh? Ok. E iniziamo con la 1.000, ancora 1.000, bagniamo, bagniamo la carta, guarda adesso, guarda, allora togliamo lo straccio. Io quando incomincio con le carte bagnate impazzisco. Sì? Sì, divento matta, mi piace, mi piace, mi piace. Più sono bagnate e più la cosa diventa sempre più lucida e mi piace. E tu hai una soddisfazione che... Sì. Pensa che tante volte Franco, quando non mi vede circolare in giro, arriva lì, ma ancora stai carteggiando. Sì, mi piace troppo. Perché vedi proprio che da opaco diventa lucido ed è una soddisfazione incredibile. Sì, perché è una bella riuscita, eh? Sì, guarda, pensa com'era, vedi com'era opaca? E adesso? Adesso pian pianino, adesso dovremo fare, in pratica lì ho lasciato quella lì che era opaca da far vedere la differenza. Con questa qua, guarda. Poi io con queste dita qua non ho molta presa, però... Ma vuoi che faccio io il bagnato? No! Mi toglie la soddisfazione. Certo, no. Abbiamo la stessa soddisfazione con il bagnato. No, guarda, io adoro, adoro, specialmente quando c'è la carta. Quindi, sempre circolare, ricordati. Ecco, adesso bagniamo un momentino. Con la 1.200 siamo a posto. Sciacquiamo il bene il pezzo. Ok, andiamo con la 1.500. Pian pianino saliamo. Bene, si deve ricordare anche che con le carte bagnate, soprattutto quando ci mettiamo a carteggiare, cosa fare? Si carteggia il pezzo con la carta bagnata, ma poi si sciacqua il pezzo, sì, si sciacqua la carta bagnata, perché comunque... va a graffiare poi il vostro pezzo. Esatto. Bravissimo.
cosa molto importante da dire, perché se non sciacquiamo la carta e il nostro pezzo, andremo con il residuo di resina che c'è sopra la carta, andremo a graffiare il nostro pezzo e dovremo rifare tutti i passaggi di prima. Allora, andiamo con la 2000. Olè! Olè! Comunque già due o tre passaggi di questa qui bagnata e... ed è già bellissima. È già bella, sì. Volendo si potrebbe già finire qua la 2000. Perché però, comunque... no, io voglio andare avanti. Allora, vediamo. Vorrei, visto che c'è qua l'inquadratura così, vorrei far vedere la differenza tra opaco e come sta diventando adesso. Vedete che differenza? Questo è opaco. E questo è quello che abbiamo lucidato adesso. E proprio cambia completamente. Sì, sì. È tutto un altro... E poi l'opaco, ovviamente, non si vedono tutte le venature del Petri Dish che si sono create, o i coralli, se si sono creati i coralli. Adesso, man mano che si va a carteggiare bene... 2,5! Ma si vedono bene i risultati, ve lo dico io, poi ve lo facciamo vedere bene. Bene, bene, bene. A molti invece non piace lucidare, preferiscono andare a carteggiata e poi la resina. Certo, è più sbrigativo. È più sbrigativo più che altro. Quello sì. Dà meno soddisfazione. Quello, ma una volta o due l'ho fatto anch'io, sinceramente. Però... non esce bene, cioè sì, esce bene, no, perché esce bene. Gli dai la resina, è ovvio, ma però, bah, non lo so, a me piace carteggiare, quindi per me è quello, sì, che vedi come... Oppure sai che cos'è perché passano la resina? Perché secondo me sono convinti che non sono in grado anche di arrivare a carteggiare bene il pezzo. Okay. Cosa che io all'inizio ho pensato su di me. Passiamo alla 3000 e poi c'è la 7000 che è l'ultima. Perfetto. E poi vediamo il risultato. E poi vediamo il risultato. Quindi, guarda, non c'è già con la 3000. È fantastica, guarda. Ma è liscissimo. Sì, 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 no, ma poi è lucida. A parte... se non ho sbagliato a levigare, non dovrebbero essere segni, però se ci sono segni mi tocca rifare. A casa? A casa. Almeno dalle bagnate, cioè, vuol dire, se sono dentro dei graffi, vuol dire che devo rifare tutto, altrimenti sì. Non riesci a toglierlo. Quello sì. Ok, passiamo alla 7000, che è l'ultima, e poi procediamo alla lucida. Che lucideremo con questo. No. Che monteremo questo sopra. Magari riesci a sì. Montarlo. Fai vedere come fai. Allora. Tac. Tac. Io preferisco sempre fare a mano. La lucidatura? Sì. Farò un pezzo a mano e un pezzo con quello lì. Ok. Perché se... ti soffermi troppo sulla resina, con quello lì, surriscaldi la resina, sì. E rischi di... rimane opaca. Rimane opaca. Mm. Quindi, siccome io sono un po' un disastro con quelle cose qua, perfetto, diciamo che siamo a posto. Non diciamo, siamo a posto perché siamo a posto. Non c'era più neanche... Perché, tra l'altro, lo sentite anche al rumore che fa... Non faceva più, esatto, faceva, cioè è liscissimo, non so cosa lucida fare, però è liscissimo. Allora, ok, adesso qui abbiamo un po' di acqua, e vediamo, e adesso lucidiamo. Adesso lucidiamo. Ecco, un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire, quando avete i stampi opachi, usciranno le creazioni non lucidissime, come questo cuore. In questo caso cosa facciamo? Si prende l'ultima carta che abbiamo usato, la 7000, basta. Si dà solo una passata di 7000 e diventa lucido. Ah, guarda te, io questa non la sapevo. Non lo invece. Sapevo. No. Io faccio così e mi diventano lucidi. Ma guarda te. Guarda.
perché è solo, è colpa dello stampo, non è colpa... Sì, ecco. Lo stampo che si è cotto alla fine. Alla fine, sì. Allora, quindi adesso prendiamo la crema Iosso. Allora, questo l'abbiamo... Non l'abbiamo tirato fuori. E la crema Iosso, dove l'ho messa? Allora, sì. Facciamo così. Guardiamo, facciamo che adesso... Facciamo la pausa caffè che non l'abbiamo ancora fatta oggi. Ma sì, l'abbiamo fatta. No? È il secondo caffè questo. Vabbè. Ma io lo voglio. Pausa! Eccoci. E che io chi qua? Ah, ci voleva caffè? Sì, te l'avevo ci detto. Anche se fa caldo, ma una tazza di caffè non si rifiuta mai. Ok, stiamo quasi arrivati alla fine. Quasi. Ok, allora, adesso bisogna passare la crema lucidante, che è questa. Io, per comodità, ho tolto la marca, perché sennò si fa pubblicità.
E comunque è una crema lucidante per resine. La potete trovare, sì, un polish, va bene anche la cera per auto, la cera per mobili. Non ha la stessa qualità di questa, ma però se cercate su internet crema lucidante per resine, la troverete subito. Sì. Okay. Allora, cominciamo con un po' di pasta. Andiamo a lucidare, a cospargere. Forse ne ho messo un po' troppo. Metti sull'altra. Esatto. Allora, ok. Allora, su qua userò il trapano. Giusto per farvi vedere come si usa. Allora. E bisogna stare su poco tempo, eh? Perché sennò dopo la resina si scalda e si opacizza. Quindi una passata veloce. Basta. Ora si prende lo straccettino e si rifinisce a mano. Guarda, guarda che spettacolo. Wow! Hai visto che roba? Ma che bella! Era molto opaca questa, sì, eh? Infatti. E poi non è finita. Adesso che abbiamo passato questo straccio di cotone, va usato questo. Io mi trovo molto bene con il pile. Ah, sì? Pile, sì? Oppure puoi prendere, sai, come si chiamano? Ce l'ho anche qua. Quella specie di pelo, di pecora. Ah, sì? Ecco. No, un disco, un... Sì, guarda. Ma che lucida. Lucidissima. Guarda, Rudy. Allora... Forse magari non si vede bene con i riflessi. Si vede. Comunque, è stupendo. È molto lucido. Adesso vediamo questo. Però questo voglio farlo a mano. Ok. A mano perché io adoro farlo a mano. Ecco. E poi diciamocelo a tutti. Cioè, non tutti sanno usare esatto. Il drenaggio. Che io sono molto manesca, Io sono molto manesca, quindi rischio sempre di graffiare, di rovinare, sono molto pesante con la mano. Ah, ok. Non avendo due dita, non sento bene il tatto. Guarda, io. Guarda. Guarda che bella. Era opacissimo questo. Sì. Adesso, poi lo mettiamo lì e gli darei ancora una passatina. Così. Ah. Ma guarda che veramente lucidare, a parte che anche io preferisco lucidare la mano le poche volte che lucido, perché sono veramente poche, ma mi riesce veramente meglio. Sì, a mano senti quando... Senti, lo senti al tatto. Lo senti, esatto. Mentre con quello lì non riesci a capire se magari lucida più velocemente. Sì, ok, però se non hai abbastanza destrezza con l'attrezzo, scusate guarda. Il gioco di parole. Guarda che roba. Bello. Alla fine va a finire che lo opacizziamo e allora, basta. Giusto per far vedere la differenza, io non so se si vede. Allora, purtroppo noi da qua lo vediamo. Sì, ma guarda. Ecco, questo invece è opacissimo ed erano uguali, vedi? Guarda com'è quello e anche questo. Sono venuti lucidissimi, esatto, tutti. Magari mettiamoli lì. E quindi la lucidatura, guarda, è venuto anche senza graffi, perfetto. Fammi vedere, guarda che bello. Guarda, senza graffi. Neanche uno. Sono stata brava? Confermo, bravissima. Promossa? Promossissima, anzi ti darò tutte le mie creazioni da lucidare. E questo lo faremo un'altra volta perché sennò non finiamo più. No. Ok. Adesso? Adesso c'è... La il montaggio. Allora, sì. Arriviamo alla conclusione della puntata con il montaggio delle creazioni. Quindi grazie a Charming, sì. Charming U, che è Vincenzo, useremo, che troverete anche sulla pubblicità. Sì. Lui risponde anche al numero WhatsApp per qualsiasi cosa, gentilissimo. Whatsappatelo! Che veramente merita. Merita. Simpaticissimo, cordialissimo. Velocissimo, tra l'altro. Sì, sì. Tra l'altro. Ha dei prezzi. Sì.
molto meglio che Amazon. Ah, oh, non c'è paragone? Non c'è paragone. Non c'è paragone, assolutamente. Allora, con cosa iniziamo? Anzi, tra l'altro, scusa Vincenzo, ma stamattina ero al lavoro, il corriere passerà lunedì. Allora, dai, cominciamo allora, con le letterine. Con le letterine useremo le napine. Le napine? Sì. Quindi abbiamo queste tre letterine, giusto? Per sì. Prima le abbiamo curate. E poi questi anelli qua, portachiavi, che adesso le tiriamo fuori, tre. Che sono comodissimi perché sì, hanno già il chiodino. Esatto, questo rumore di plastica. Ecco. Dai, te le preparo. Come vedete hanno già il gancino, anzi le poggiamo qua, che così... Oh, eccolo qua. Allora, questo... c'è già un gancino. Ti aiuto? Dai. Ok, io vado con la C. Io vado con la M, non so perché, però beh. Allora, vieni qua. Allora, si mette. Ricordo che queste qua le abbiamo forate prima, eh? Sì, si mette il... Vieni avanti. Ok. Io prendo la pinza. Ma il mio è entrato benissimo con questa. Il mio no, aspetta, eh. È un po' duro, però almeno non esce. Ah no, eccoci qua. Eccoci qua, le nostre letterine. Adesso ci vuole la nappina. Adesso ci vuole la nappina. Allora, la C la voglio viola. La C la vuoi viola. Allora, abbiamo più viola. Il viola, questo. Lilla. A me piace il lilla. Ma non c'ha il gancino, dobbiamo prenderlo. Allora, sì, è vero, guarda che sono lì gli anellini. Prendiamo. Abbiamo la scatola magica. Dove sono gli anellini? Allora, questi sono un po' grandi, però mi sa. Sì, ecco, ci siamo dimenticati di preparare gli anellini. E io per la M direi... No. No. Questo verde. Sì. Allora. Allora, apriamo l'anellino. Madonna, io non con di questa... molto. Ok. E invece un po' di più. Dentro qua. E poi si mette al primo, secondo, terzo. Dove vuoi? Anche dentro direttamente all'anellino. Ok. A posto. Io tribulo sempre. Perfetto. Dici che è troppo basso. Io non le ho mai portate le nappine, sinceramente. Ma no, poi va così, sta bene, dai. Va a gusti. Tu cosa hai preso? Io ho preso quella verdina, però l'ho aperto talmente tanto che adesso non riesco più a metterlo. E guarda, prendi la pinza. Eh sì, a metterlo dentro. Ti ho lasciato qui la pinza apposta. E mai lo sai che io ci litigo. Ok, intanto facciamo la S. Ecco, vai. Io l'ho aperta troppo e mi sa che ci impiegherò. Okay. Ma perché ho portato solo una pinza? Allora, o sono impedita io oggi. Sei impedita? Ok. Ah. Ok, guarda. Ok, eccoci qua. Perfetta. È bellissima. E questa che colore la facciamo? La S. Blu, verde acqua. Questo? No, questo è fatto verde, quindi... No, aspetta. Rosa? Rosa. Li mettiamo in rosa, che spacca un po'. Ah, tu l'hai messo qui dentro direttamente? Sì. Ah. Perché un pochino più in alto e dà meno fastidio. Ho capito. Io e poi. Quindi tu hai aperto questo anellino? No, quello che ho messo la napina. Io adesso ho aperto questo. Vedi? Vediamo come sta in alto. Io ho caldo, mi leggo i capelli, non ce la faccio più. Anch'io caldo, però... È lo studio, che fa... L'emozione dell'ultima puntata. Vabbè, dai. Ci ritroveremo a settembre, ho detto, se so. Speriamo. Che bella notizia. Sono felicissima, eh? Sì, io sono contentissima. Allora, che dici? Io la trovo stupenda. Sì, allora. Vediamole. Insieme. Bellissime secondo me. Poi le metteremo qui. Ok.
Ora passiamo al ciondolo. A ciondolo. Devi prendere questi qua. Esatto, fai vedere. Questi qua, adesso. Faccio vedere, sono ganci fatti così, molto aperti così. Perfetto. Le apriamo. Sì, sono... E si infilano nel buchino che abbiamo fatto. Ah, ecco, devo fare anche questa, Sasà. Devo metterci l'anellino, però quello più grande. E ecco a voi un'altra. Fatta così. Volendo, si può mettere il cordoncino. Esatto. Che poi... Adesso, sinceramente... Ora passo il cordoncino o il cordoncino di cera che fa così o una andiamo catenina. Di catenina. Abbiamo le catenine fatto un buco troppo piccolo. Davvero? Sì. No. Non ci passa l'anellino. Prendi quelli piccoli? No, è quello. No. Aspetta che ne cambiamo la punta e ma no. Anzi, dammi quello là, a mano. Poi noi, se no, gli possiamo passare la catenina. Ma no, questa non ci va. Ho sbagliato io catenina. Vabbè, quella argento no, non ce l'ho qua sotto. Svitando. Possiamo metterci la catenina. Fatta con la 600, questa è dura, eh. Eh sì, la 600 è molto resistente. Ok. Vabbè, non ho trovato quell'argento. Fa niente. No, non c'entra. Cosa? Perché c'ha la chiusura a T. Ah. Vabbè, possiamo metterci. Vabbè, tagliarlo. Fa niente, facciamo l'esempio. Sì, dopo ognuno ci mette. Ognuno. Poi c'è persone che amano fare questo stacco oro argento così molto facilmente. A me non piace. Lì, come abbiamo sempre detto, va a gusti. Quello sì. Ecco. Io direi di passare intanto che fai questa cosa. Vi faccio vedere questa croce qua della fertilità. Mi è stata regalata. Ah! È veramente stupenda, la adoro. È una croce di fertilità. Non lo sapevo. È fantastica, è bellissima. È... Mo la monto e me la indosso. Vabbè, allora la puoi, sì, la puoi. Sì, adesso la monto, la indosso. No, la maestra così ha detto di no. Adesso. Sì. Questa è si chiama coda di topo, che è il classico cordoncino che fanno. Lo puoi scegliere dalla misura che vuoi. Sì. Sì, allora, però adesso dove sono le le forbici? Le ho lasciate a casa? Sì. Vuoi vedere che le ho lasciate a casa le forbici? Mm. Bene. Mm. Allora, intanto che tanto ci penserà lui. Grazie. Ok. Allora. Io penso che così basta. Ma no, anche di meno. No, no, fallo lungo, dopo lo tagli. Vuoi fare il nodo scorsoio? No. Facciamo vedere invece come si fa il nodo. Vabbè, allora, lasciamela... Lascia come vuoi te. Ok. Lasciamela intanto fermare. Io volevo rifilare un momento questa. Allora, la fermo. E poi faremo i nodi. Okay. Ah, ricordarmelo come si fa. Aspetta, sì, non sei capace? No. Come no? Fai, fai. Mica così, scusa. Fai, fai. No, secondo me sto sbagliando. Sì, stai sbagliando. E allora mi dice il fatto. È tremenda. Io sono tremenda. Sì, tu.
Ma smettila. Io, e così mi si disfa comunque, vabbè. Allora, tu sei più esperta di me con la rivina, è più di... Ah sì, il gioiello io no, No? No. Sto imparando adesso i gioielli e voglio continuare. Ah, a proposito, hai comprato i colori ad arco? No. Non hai ancora fatto il P3D? No. Ma dai! E vedi che non sono stata capace. Non è così! Ma lo so, uffi! Fammelo vedere, te l'ho detto prima, dai, dai, ciao, ciao, ciao! Ste donne! Gioia! Per la fretta di vedere il suo ciondolo montato? Sì! Ok, guarda, Allora, bravo Rudy, inquadra così. Allora, così. Ok. Così. Fai passare. Qui sotto, aspetta, questo rimane sotto, ok? E fai passare sotto. È uno. È uno. Così. Questo? Scivola. Scivola, esatto. Adesso facciamo questo. Fa lo stesso procedimento. Poi lo tieni come vuoi te, lo tagli. Sotto. Sotto. E tiri. Quindi. Uno va. E con l'altro stringi. Che bello! Vedi? Lo puoi accorciare come vuoi te, allungare, e ovviamente quella parte qua si taglia. Ovvio. Si taglia, e poi andrebbe, che non ho qua, l'accendino. Lo fai a casa? Sì, lo faccio a casa. Questa è una forbice che proprio taglia come me. È una forbice dell'elettricista, non dovrebbe esserci questa. Ma perché l'ho dimenticata? Grazie Rudy. Anche l'accendino. Dai, vieni. Appa. Okay. E adesso fai te. Bruciamo. Perfetto. Così non si sfilaccia più. È bello anche il colore. Sì. È un verde oro dorato. Sì, mi piace proprio il colore. E voilà! Aspetta, non mi passa il capoccione. Troppo intelligenza. Guarda come ti sta bene sul vestito. Mamma, grazie! Bellissimo, allora abbiamo concluso. Bellissimo! Molto bello. Dimenticavo una cosa importante. Io volevo farvi vedere le cose che hanno creato le mie amiche e i miei amici che mi hanno insegnato tantissimo. Gli dovevo qualcosa. E di conseguenza, quando Rudy inquadrerà poi il tavolo, volevo presentarvi Alessio Paternicò con le sue uova famose. Le famose hog. Ok, ti abbiamo preso di sprovvista, Rudy? Sì. Un po'. Un po'. Ma giusto, intanto oramai dovrebbe essere abituato. Ormai è abituato con noi, no? Un po' di qua, un po' di là. Ormai siamo padroni del palcoscenico. Oramai oggi sì. Anche le altre volte, vabbè. Però. Ok, adesso vediamo. Cosa inquadra per primo? Ok, allora. Perfetto. Qui abbiamo Alessio Paternicò e lo potete trovare su alpawoodcreation.it e tiene anche dei corsi di resina. Questa croce lui me l'ha regalata, è meravigliosa. Bellissima. Lui lavora il legno e la resina, è stupendo. Proprio il maestro della lucidatura. Sì. Qui invece abbiamo Elena Bordino, in arte Rea. Bella la sfera. La sfera, lei è famosissima per le sue sfere. È bellissima come sfera. Sì. E poi questo gioco di luce, di colori, di sfumature. Guarda, solo lei riesce a farle.
veramente. Allora, forse magari non si noterà molto perché no. Vanno viste proprio da vicino, da sono vicino. Belle, veramente sì. Belle. In pratica, non so, fa dei giochi lei con la resina che solo lei sa fare. E questa è Rea. La potete trovare su Instagram, Resine Lenart. Insomma, dopo vi manderemo la pubblicità e vedrete anche altre cose. Poi c'è Serena Badioli, che non abbiamo mai parlato del Vair. Cos'è il Vair? In pratica, tecnica. Esatto, questo me l'ha regalato lei. In pratica è una cornice, corona? Sì. È una lavorazione fatta col ferro, con l'alluminio, con il rame. Sì, esatto, che si porta, contorna la gemma di resina e poi questa è spettacolare, questa me l'ha fatta lei. Su disegno mio me l'ha fatta lei. Io l'adoro questa qua. È bellissima. Esatto. E poi invece questa è una tecnica sua particolare che non ho mai capito come si chiama e non sono mai riuscita a farla. Non riesco a capire come si fa. È molto bello. Sembrano sassi. Non è Petri dish, no, è Petri ma dish. Ma sembrano sassi inglobati sì, sembrano nella resina e invece sono colori. Sono colori, non sono colori per resina, non sono colori ad alcol. Se non sbaglio sono colori per vetro. Se non sbaglio, però non sono sicura. Belli, belli, belli. Altra grandissima amica, che purtroppo ho solo un cuore perché si chiama Reset Lux. Poi faremo vedere tutto. E lei, ti ricordi il primo cuore che avevo sì. Su? Ecco, questa è un altro cuore. Ma lei non fa solo queste. Se guardate su Instagram troverete di quelle cose meravigliose. Io purtroppo avevo solo queste in casa e quindi guardate la pubblicità dalle mie amiche, andate a trovarle che troverete tutto. Naturalmente anche la tua pagina. Anche la mia pagina. Non hai mai detto qual è no, la mia pagina? No, io non ho mai detto qual è la mia pagina. La mia pagina, ma perché non mi è mai venuta in mente. Brava. E Princess? È Princess Creations. Ecco. E io Cody Art Creation. Siamo tutti Creation. Creations. Tutti Creation. Con la corona. Vabbè. A me piaceva proprio l'idea della corona. Allora, ci salutiamo? Ci salutiamo? No. Ah, infatti. Perché? Inizia l'estate, iniziano le ferie, ci ritroveremo a settembre. Ci ritroviamo? Intanto noi magari ci troviamo per una pizza. Adesso facciamo che sì. Riprendiamo tutto, rimbarchiamo tutto a casa. E se ritorniamo a settembre dobbiamo... Torniamo a settembre. Dobbiamo programmare anche a settembre. Facciamo così, lanciamo il sondaggio. Sì, esatto. Vediamo se i nostri amici, chi ci sta seguendo, esatto. Ci vogliono ancora vedere. Cosa vogliono vedere? Di cosa volete vedere come? Cioè, non ditemi i tavoli, No. Perché quali non li facciamo? I river? No. No. È impossibile farli qua, ci vorrebbero di quei attrezzi che... Esatto. Cosa però, che non abbiamo a casa. Però... cose che possiamo fare. Che tecniche volete vedere? Cosa volete vedere? Cosa avete voglia di sapere? Altro di quello che noi abbiamo detto. Anche perché forse magari si potrebbe star bene anche una diretta. Al momento, che così loro scrivono le domande sì. E noi rispondiamo. Se volete una diretta, mentre tutto. Noi magari facciamo qualche lavoretto, esatto. Che facciamo vedere come si fa. Quindi adesso salutiamo i nostri sponsor, ringraziamoli, Resin Plan, primo. Sì. Poi Adriana Bijou per gli stampi. Sì. Charming. Per tutti la minuteria, i ciondolini, la minuteria, mi raccomando, è bravissimo. E poi le bimbi per i colori, per le retine, per gli stampi, è un bel portale. Sì, un bel portale. E quindi noi ci salutiamo. Ciao, ciao. Uno viola a te, uno viola a me. Ok, giudica. Ci ciao. Sì. Allora, ciao, alla prossima. Speriamo di vederci a settembre. Intanto, magari sui gruppi che frequentiamo noi di resina, cominciate a dire: dai, vi vogliamo ancora vedere.
Ma di sicuro, ma cosa dici mai? Ma di sicuro, ma non possono fare a meno di noi. Allora, Dai. salutiamo Francesco, salutiamo Silvia, Silvia, salutiamo tutti quelli che ci tutti, seguono Raising anche, Idea, il nostro esatto. gruppo. E arrivederci a settembre. Questo. E poi Vediamo. ringraziamo Sasà, Sasà. Rudy, grazie. Grazie Rudy di averci sopportato. Esatto. Due piccole, come si dice, che hanno appena iniziato a fare come si, Due piccole peste che stanno, diciamo, sbarcando, spiccando il volo, ecco. altro che volo qua, siamo. Troppo Ma materiamo e vabbò. dai, basta, finiamola. Allora, Ciao. ciao ragazzi, è Ciao. stato bello Ciao. settembre!